Buongiorno e benvenuti a tutti. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Questa frase dovrebbe sicuramente metterti sulla strada per capire di quale cartone animato stiamo per parlare oggi. Se non lo sai, i fan di SpongeBob si preparano a festeggiare il 19° anniversario della loro amata serie. Ma sai che età ha questo strano personaggio? Ebbene, ci sono ottime possibilità che non lo sai. In realtà SpongeBob ha più di 30 anni, ma non stiamo per rivelarti subito tutte le informazioni interessanti. È meglio guardare questo video in cui scoprirai 10 segreti sorprendenti nascosti nel cartone animato SpongeBob. I legami di parentela. Sicuramente sai che Patrick è il personaggio più sorprendente e più imprevedibile di questo cartone animato, ma in realtà questa strana stella nasconde numerosi segreti, tra cui quella della sua parentela. Se scavi un po', puoi trovare l'albero genealogico di Patrick su internet e scoprire il suo legame con antichi re e principi. E la cosa più interessante è che il cugino germano di Patrick è Gary, l'animale di compagnia di SpongeBob. No, non è uno scherzo, sono cugini, è davvero strano. Ma quale logica può esserci in un cartone animato in cui il personaggio principale è una spugna che parla? Sul serio, nessuna, quando vediamo che poi le lumache guidano delle auto sottomarine e Plankton che si sposta con un computer. Gli attori del doppiaggio. Siccome parliamo di Plankton e di sua moglie elettronica, forse è il momento di parlare di un fatto interessante che ha un legame con Karen Plankton. La persona che presta la sua voce a Karen in inglese è Jilly Talley, un'attrice americana. L'attore che presta la sua voce a SpongeBob è Tom Kenny, un grande professionista del doppiaggio. Ma sapevi cosa li unisce? No, non si tratta del loro amore per questo cartone animato, anche se è una parte importante della loro vita. In realtà Jill e Tom sono sposati dal 1990. Il che vuol dire che il loro matrimonio si è svolto ben prima dell'uscita della prima serie di SpongeBob. Al giorno d'oggi la coppia ha due figli e ci chiediamo se il povero Plankton è al corrente di tutto ciò. Il nome di SpongeBob. Hai notato che tutti i personaggi di SpongeBob lo chiamano SpongeBob? Eppure gli altri portano molto semplicemente il loro nome. Patrick si chiama Patrick e non Patrick Stella. Squiddy si chiama Squiddy e non Squiddy Tentacolo. Ci fermiamo qui con la lista, hai capito? È una cosa molto strana, quindi ci siamo immersi negli abissi di Google per scoprire la verità. Dopo aver condotto lunghissime ricerche, devo dirtelo pericolose per i nostri neuroni, abbiamo finalmente scoperto la verità. Disegnando il suo personaggio famoso, Stephen Hillenburg, il suo creatore, ha avuto paura che i bambini confondessero SpongeBob con un pezzo di formaggio. È abbastanza logico, a dire il vero, perché se guardi bene SpongeBob ti renderai conto che può essere facilmente confuso con del formaggio svizzero, vero? Allora, se non fosse stato precisato, l'avresti preso per una spugna o per del formaggio con i buchi? Eh? Sii onesto. Il Krusty Krab. Hai sicuramente sentito parlare di questo ristorante famoso sottomarino che nutre benissimo i suoi visitatori. In cambio, il suo proprietario, Mr. Krabs, avaro noto, è felice di incassare il denaro dei clienti affamati. Ma ora non stiamo per parlare né dei redditi di questo posto né dell'avarizia del suo proprietario. Invece, hai già visto a cosa somiglia una trappola per aragosta? Non lo sapevamo e non avremmo pensato di interessarcene senza questo video. Ora guarda cosa assomiglia. Poi, guarda la forma del Krusty Krab. Non vogliamo per niente male ai personaggi di questo cartone animato, ma siamo costretti nel dire che il ristorante di Mr. Krabs somiglia molto a questa trappola. D'altro canto, non possiamo smettere di pensare agli ingredienti del Krabby Patty che sono sempre stati tenuti segreti. Non vogliamo trarre conclusioni troppo affrettate, ma vabbè, vedi un po' tu. Spugne e mochi. Quando SpongeBob era in corso di creazione e nessuno poteva immaginare che un giorno sarebbe diventata una serie molto popolare, Stephen Hillenburg decise che il suo personaggio si sarebbe chiamato SpongeBoy, vale a dire il ragazzo spugna. Come abbiamo già visto, era innanzitutto un buon modo per evitare la confusione con un pezzo di formaggio e poi perché il nome suonava benissimo. Il canale Nickelodeon era d'accordo finché la triste realtà li riprendesse. Infatti, i diritti d'autore diventarono un problema, visto che a seconda delle versioni diverse, il nome di SpongeBoy era già quello di un prodotto di pulizia o di un mocio. Hillenburg non fece troppi sforzi per cambiare il nome e quindi ribattezzò il suo personaggio SpongeBob. In realtà SpongeBob ha un nome reale. Non si chiama soltanto Bob, ma Bob la spugna quadrata. Questo cambia tutto, vero? L'età dei personaggi.
In uno degli episodi della serie, quando SpongeBob riceve la sua patente di guida, possiamo vedere sullo schermo un documento pieno di informazioni. Per esempio, scopriamo che SpongeBob ha i capelli gialli e gli occhi blu, che pesa un po' più di 28 grammi ed è nato il 14 luglio 1986. Un momento, quindi ciò vuol dire che nel 2018 avrà 32 anni allora. Per te abbiamo qualche altra informazione interessante. Per esempio, Mr. Krabs è nato il 30 novembre 1942, il che vuol dire che ha già 75 anni. D'altro canto, Squiddy è nato il 9 ottobre 1977, mentre Patrick, lui è nato il 19 luglio 1984. Questo vuol dire che hanno rispettivamente 40 e 33 anni. Onestamente, è inutile cercare una logica in tutte queste date. A riprova, ascolta il seguito. Quando il cartone animato è stato trasmesso, SpongeBob doveva avere 13 anni. È un po' giovane per lavorare, ma supponiamo che nel mondo acquatico le leggi sul lavoro sono un po' diverse dalle nostre. Altra stranezza, nel 2004, con l'uscita del film SpongeBob, si viene a sapere che è stato 374 volte dipendente del mese al Krusty Krab. Se dividiamo questi 374 premi in 12 mesi, significa che SpongeBob ha lavorato per più di 31 anni, però nel 2004 ha solo 18 anni. Insomma, così come puoi notare, non c'è nulla di logico in tutto ciò. La mia gamba. In questa serie ritroviamo un altro personaggio che, benché non è così famoso, ha un ruolo importantissimo. Spesso non lo vediamo nemmeno, possiamo solo sentirlo gridare da lontano «La mia gamba! La mia gamba! La mia gamba!». Questo personaggio misterioso appare il più delle volte nei momenti di caos, come per riassumere ciò che succede intorno a lui. Durante le sue poche apparizioni, possiamo vedere che somiglia a un pesce verde e bruno che porta dei pantaloni tenuti da una cintura. Tuttavia, a volte cambia colore e diventa viola o blu, ma, sorpresa, non si tratta di un personaggio in più che ha uno strano aspetto. In un episodio scopriamo che ha una storia che si chiama Fred e ha un figlio, tra l'altro. Questo pesce e la sua gamba famosa fanno la loro comparsa nell'episodio Alito Puzzolente, diventato persino famoso su internet. Non l'avevi visto? Che peccato! Dei calamari e delle piovre. Ora è venuto il momento di rivelarti un mistero incredibile. Guarda attentamente. Questo è un calamaro. Anche questo è un calamaro. E anche questo. Ed ecco Squiddy, la persona più brontolona di Bikini Bottom. E non è un calamaro. Non è semplice da ammettere, ma è la verità. Peraltro Squiddy si diverte a confondere gli spettatori. In alcuni episodi assicura di essere una piovra, mentre in altri si presenta come un calamaro. Gli è persino capitato di affermare di essere una aragosta. Ancora una volta è impossibile capire la logica dei creatori. Secondo gli artisti, Squiddy è un calamaro, benché abbia 6 tentacoli invece di 8. Si contano anche le mani, credici o no, è come con le dita di Topolino. La decisione di ridurre il numero di tentacoli è stata presa per facilitare il lavoro dei disegnatori. Lo possiamo capire, non lo critichiamo. L'altro motivo che viene avanzato è che dal punto di vista dei creatori, con 8 tentacoli Squiddy sembrava molto più brutale. Un paio di tentacoli ulteriori e si sarebbe trasformato in Kraken. La radioattività. Di sicuro hai notato che le situazioni che vediamo in questo cartone animato sono folli, forse addirittura troppo folli. Invece, tutte queste cose, il fuoco sotto l'acqua, le pozzanghere negli abissi e la possibilità di ascoltare musica con gli occhi, hanno una spiegazione logica, ma abbastanza terribile. La città in cui vivono i personaggi di questo cartone animato è nota con il nome di Bikini Bottom e si trova nell'atollo di Bikini. Si trattano di isole di corallo che formano una penisola con una laguna al centro. Fin qua nulla di speciale, nel mondo esistono numerosi posti come questo, solo che l'atollo di Bikini è stato usato dagli americani per condurre esperimenti con bombe termonucleari e atomiche. In altre parole, la radioattività in questo posto può far esplodere qualsiasi dosimetro. A causa di questi esperimenti, gli autoctoni furono colpiti da malattie terribili. Gli abitanti degli abissi, loro, ormai possono preparare hamburger sotto l'acqua, annaffiare i fiori ed indossare dei pantaloni. Numerosi errori. Cercare degli errori negli episodi di SpongeBob è un compito abbastanza complesso, prevalentemente perché non esistono. Hai sentito bene. Tuttavia, benché non ci siano errori, lo stile unico di questo cartone animato spinge gli animatori a stare molto attenti ai personaggi e alla follia generale. Invece di preoccuparsi nell'essere sempre raccordi tra i piani diversi, hanno fatto in modo che ci sia sempre qualcosa che sparisca dallo schermo. Sempre. Osserva attentamente la tavola. Possiamo vedere una barca in una bottiglia e Zack ora non c'è più. Davanti a SpongeBob possiamo vedere una bottiglia di bollicine di sapone e un secondo dopo non c'è più. A volte succede l'inverso e delle salse appaiono tra gli ingredienti del Krabby Patty. Nello stesso modo, Plankton può cambiare misura. Qui è un po' più grande di un bicchiere.
Poi diventa più piccolo di un insetto, insomma, tutto ciò fa parte dello stile del cartone animato e non bisogna vederci una qualsiasi negligenza da parte dei disegnatori, visto che in realtà fanno benissimo il lavoro che viene chiesto loro. Poco importa se un cetriolo sparisce, la cosa importante è che venga garantito il divertimento. Quali altri segreti conosci su questo cartone animato? Forse conosci la ricetta segreta del Krusty Krab? Perfetto, daccela nei commenti, ma soprattutto assicurati che Plankton non la ottenga mai. The train just left this town, while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts.